Per ora sono solo due casette in legno, ma quelle inaugurate a Fonti San Lorenzo puntano a diventare un villaggio della socialità, del volontariato e dell'associazionismo e a colmare quel vuoto di spazi e di aggregazione causato dal sisma. A Camerino nasce il Quartiere delle Associazioni, un nuovo polo in cui le oltre 80 associazioni del territorio, orfane di sede sfrattate dal sisma, potranno trovare una nuova casa. A loro disposizione due strutture in legno di 150 metri quadri ognuna, una adibita a centro polifunzionale con tanto di palco per spettacoli e conferenze e un'altra con 6 stanze. Sulle pareti all'esterno un maxi albero, simbolo del progetto realizzato dopo 3 anni di lavoro dall'associazione Io Non Crollo, che punta così a far rifiorire l'associazionismo. L'albero è il simbolo del quartiere, l'albero della vita, si può magari potare un albero ma l'albero ricresce. Oggi siamo ricresciuti, siamo rinati, le foglie sono spuntate proprio per simboleggiare la rinascita delle associazioni a Camerino. Una rinascita salutata con una festa, con tanto di spettacolo del comico fermano Piero Massimo Macchini e brindisi finale. Un traguardo raggiunto anche grazie ad una cordata solidale. 420.000 euro il costo del progetto, finanziato con piccole e grandi donazioni. Nato grazie alla città e per la città, ora il Quartiere delle Associazioni punta a diventare la nuova anima della socialità. Io ho fatto un invito alla comunità a vivere, riscoprire la città, il nostro centro storico, riappropriarci di quello che eravamo e riappropriarci della nostra identità.